Lo stallo che si sta registrando sull'approvazione del CETA, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Canada, bloccato dal Parlamento della Vallonia, è una questione molto grave che va al di là probabilmente della sola sostanza di questo accordo. Già da Londra arrivano dubbi che un'Unione Europea che non sa fare un trattato commerciale con un paese amico sia in grado poi di negoziare la Brexit. Tra l'altro dubbio che è venuta per prima proprio la commissaria Cecilia Malmström, che è quella che ha negoziato l'accordo, gli ultimi passi dell'accordo CETA e che adesso ne sta seguendo l'approvazione. Il problema va molto più avanti, riguarda proprio la tenuta democratica dell'Unione Europea. E questo accordo CETA, come anche quell'altro su TTIP, sono fortemente contestate da una gran parte della popolazione. Il Parlamento della Vallonia, che rappresenta 4 milioni di abitanti, non sono molti, una regione federata del Belgio, ha deciso che questo accordo non gli sta bene, vuole maggiori chiarimenti, intercettando probabilmente anche il sentimento, appunto, di molti cittadini che in questi mesi stanno protestando. Il Parlamento della Vallonia è stato coinvolto in questo processo proprio dalla Commissione europea, che ha chiesto il voto di tutti i parlamenti nazionali. E in Europa ce ne stanno 35 almeno di parlamenti, perché molti sono bicamerali e altri sono stati federali, come appunto il Belgio. E il Parlamento della Vallonia ha detto no, a noi questo accordo non ci sta bene. Ora, cosa sta succedendo? Succede che dalla Commissione europea, quanto si apprende, arrivano fortissime pressioni sulla Vallonia, sulla piccola Vallonia, dicendo: ah, voi ci fate perdere di credibilità, il vostro atteggiamento danneggia tutta l'Unione e l'Unione europea non sarà più ritenuta un partner negoziale credibile. Bene, questi sono gli atteggiamenti sbagliati, perché in un'Europa dove si sta dimostrando che sempre più spesso i cittadini la pensano diversamente dai loro governi, e che quando vengono chiamati ai referendum proprio dai governi votano contro, come è successo con la Brexit, come è successo in Olanda per l'accordo con l'Ucraina, come è successo anche in Ungheria sugli immigrati. In un'Europa nella quale i cittadini si rivoltano contro la politica, la politica sta pretendendo che la Vallonia, in questo caso, cambi la sua posizione, che è probabilmente una posizione condivisa da molti cittadini. Ecco, questo sarebbe un errore democratico forte, perché chi perde di credibilità, casomai, è chi ha negoziato male o chi ha impostato male un negoziato tenuto troppo segreto, e non certo un processo democratico. Quello che sarebbe giusto fare sarebbe che la Commissione andasse al Parlamento Vallone e dicesse: ok, non vi sta bene, vediamo quali sono i punti, parliamone insieme, non c'è bisogno che sfacciate tutto quanto entro venerdì, perché il nostro programma è quello di approvare il CETA entro venerdì al Consiglio europeo. Ci sediamo attorno a un tavolo, vediamo se possiamo darvi chiarimenti. Se questi chiarimenti non possono arrivare, si dovrà ridiscutere il trattato. Queste sono le regole della democrazia e queste sono le regole che hanno fatto forte l'Unione Europea, e queste sono le regole che non vanno messe in discussione.